La macchia selvaggia, prediletta dai cacciatori. Il bestiame brado, in libero pascolo su terreni incolti, fra acquitrini e pinete. Queste le immagini della vecchia Maremma, pittoresca e nemica. Alla palude, nel ricordo ormai lontano, si associa l'idea della febbre. Maremma e malaria hanno significato per secoli uno stesso flagello. I monti all'orizzonte sembrano segnare il confine con una terra felice, affrancata dalla maledizione. Ed ora, incominciando dai monti, vogliamo ripercorrere la Maremma di oggi. Lo sguardo si spinge lontano di quassù. Siamo sulla vetta della Miata, a 1700 metri d'altezza. Un monte raro nell'Appennino, dove non occorrono rimboschimenti. Si passa salendo dalla zona del castagno a quella del faggio e comode strade, come attraverso un parco ben curato dalla natura e dagli uomini, portano fino alla cima. Agevoli e attrezzati soggiorni si offrono agli ospiti estivi e invernali per gli sport della neve. Soffioni boraciferi. Il sottosuolo della Miata possiede questa riserva d'energia da poco scoperta, ma già promettente per lo sviluppo industriale della zona e in seguito della Maremma. I caratteristici bianchi pennacchi di vapore e rompenti a grande altezza sono tuttora una sorpresa nel paesaggio amiatino. Intanto si procede a nuove trivellazioni. E per mettere a profitto la forza dei soffioni già imbrigliati, è sorta una centrale elettrica di notevole capacità produttiva. Un altro dono della Miata, il fiume Fiora, ha nome dal paese presso il quale sgorga la sua sorgente, Santa Fiora. L'acqua, raccolta in una mena peschiera, creata dagli antichi signori feudali del luogo, si riversa dapprima in questa animata fontana. Ma Santa Fiora, potrebbero esclamare i maremmani, trasferendo alla linfa purissima le virtù miracolose di una celeste patrona. I lavori per l'acquedotto sono ormai al termine. Disseta lui, e tanto è copiosa, servirà a tutta la Maremma. Ecco, ci riferiamo a questa Maremma, che dopo l'attuazione della riforma agraria da parte dello Stato, soppresso il latifondo scarsamente produttivo, ci appare cosparsa di tante casette coloniche, ciascuna accanto al proprio potere. L'aridità era fra le piaghe maggiori della Maremma. Oggi l'acqua del Fiora ha raggiunto questi terreni e le diramazioni dell'acquedotto sono destinate ad estendersi a tutta la regione. Nei campi si possono attuare moderni sistemi di irrigazione a pioggia. Terreni difficili da lavorare, vorremmo dire impigriti dalla lunga incuria. Mai come in Maremma l'industrializzazione agraria è apparsa come una necessità inderogabile ed oggi si sviluppa in forme sanamente sociali. Il possesso e la gestione delle macchine vanno trasferendosi alle cooperative agricole, formate fra contadini assegnatari di terre. Gli scassi profondi, resi possibili da questi vomeri poderosi, favoriscono il sorgere e l'estendersi di nuove coltivazioni. I vigneti, fino a pochi anni fa, non si conoscevano nella pianura maremmana. Queste uve non servono per il vino di casa, vengono invece raccolte e lavorate a dovere nelle cantine sociali, che assommano la produzione di zone dove operano concordemente più cooperative. Si mira, come è buona norma, alla creazione di vini tipici e quindi più redditizi.
È un campo di cotone. In certe parti della Maremma viene su magnificamente. Aggiungiamo un campo sperimentale, ma non rispetto al prodotto, bensì a chi lo coltiva. Allievi di una scuola professionale. Così si sviluppano le colture industrializzate e insieme si preparano gli elementi che dovranno mantenerle nel futuro. Le scuole. La trasformazione fondiaria della Maremma poneva anche questo problema. Si sa, nelle famiglie coloniche, ragazzi e conigli. La scuola elementare si trova nei borghi di servizio, che non possono dirsi propriamente paesi, piuttosto punti di incontro necessari per gli assegnatari di terre di una data zona e le loro famiglie, con la chiesa, l'ufficio postale, l'ambulatorio e lo spaccio cooperativo, ritrovo quotidiano delle massaie. Di questi borghi di servizio ne sono sorti 21, ciascuno con una propria fisionomia nell'eguaglianza delle funzioni. Formano una caratteristica nell'intelaiatura, diciamo così, fitta di strade ben tenute e di ponti a regola d'arte della nuova Maremma. Beh, un incontro con la Maremma di altri tempi. Esiste ancora e non si poteva certo distruggerla. Ecco gli antichi paesi raccolti sulle groppe dei colli. Non volgiamo lo sguardo. Il nostro cammino ci ha condotti a Ribolla, un paese e una miniera abbandonati, lavoro che è mancato. Ma altrove le risorse minerarie e industriali della Maremma fanno presagire vasti sviluppi, lavoro che tornerà e si moltiplicherà. Accostiamoli questi antichi paesi arroccati in alto. Sembrano immutabili nel tempo, eppure anch'essi sono come riuniti al mondo e alla vita di oggi. Non si teme più di scendere verso il piano insalubre, e non si poteva evitarlo. Il lavoro agricolo stagionale, pagato con scarso salario e con la febbre, era là. Strade e opere di utilità pubblica hanno ringiovanito anche i pittoreschi castelli turriti. Quassù è più facile trovare allo stato genuino certi tipi di vecchi maremmani, che possono essere anche giovani di età, ma di uno stesso ceppo vigoroso. Osservateli intorno ad un tavolo di osteria, tra un bicchiere e l'altro. In apparenza un contrasto fra la vecchia e la nuova Maremma. Lui capoccia nel proprio podere e decisamente per la nuova. Conserva e mostra volentieri, con geloso orgoglio, un ricordo di 10 anni prima. La fotografia di De Gasperi che consegna i primi certificati di assegnazione di terre. Lui parrebbe esprimere qualche rimpianto per i tempi d'oro della caccia in Maremma, ma è in malafede, troppo giovane per potersene ricordare. Del resto, ci sono le prove lampanti che neppure oggi i cacciatori hanno di che lamentarsi. Si ripensa alle antiche migrazioni stagionali, famiglie intere, ma poi fra vecchio e nuovo in Maremma nulla è cambiato. Intendiamo nell'intimo. Prendiamo ad esempio Grosseto, la capitale. Chiuso nelle belle mura medicee, il nocciolo della città. Il Duomo, chiaro di marmi in pura toscanità di forme, sembra cercar respiro verso il cielo. Ma tipica opera monumentale dei nostri giorni, lo stadio guarda i nuovi ridenti quartieri, aperti ad una serena vita di popolo. In realtà, la Maremma ha saputo accogliere e far fruttare le necessarie provvidenze dello Stato con l'immutabile, tenace e laboriosa volontà della sua gente. È interessante avvicinarsi alla Borsa Merci di Grosseto, istituita dopo l'attuazione della riforma fondiaria il giovedì, giorno di mercato. La tradizione si mantiene, guardate i tipi, ma adeguandosi a un giro di affari di ben più vasto sviluppo. In quanto al modernissimo foro boario, non ha certo soppresso le caratteristiche fiere di bestiame, ricorrenti periodicamente di paese in paese, ma ha dato un senso più vasto all'economia e all'incremento zootecnici dell'intera provincia. Non è più tempo di mandri e brade e di razza locale in Maremma. Maremma, mare. Associamoli per un'altra industria e attività. Ce la raccontano il porto canale di Castiglione della Pescaia,
antico borgo munito. E i porti dell'Argentario. Porto Ercole, vigilato all'imbocco dalle due fortezze, ricordo della dominazione spagnola, che si guardano da opposte rupi. Qui, come nel più vasto porto Santo Stefano, flottiglie di motopescherecci. L'industria della pesca ha assunto in questi anni un'importanza primaria in Maremma. Come un invito ad uscire, dopo aver trascorso con lo sguardo lungo il ridente paese, verso il libero mare e l'aperta costa dell'Argentario. La domina dall'alto una stupenda strada panoramica, congiungendo amenissime ville. Ora, dalla laguna d'Orbetello, sorvolando le fitte chiome di una pineta, raggiungiamo un ampio arco di spiaggia. Non sembra di essere tornati alle pittoresche solitudini della Maremma di una volta. Eppure, accanto, sparso di ville, è il promontorio d'Ansedonia, già famoso per memorie etrusche e romane. L'attrattiva di queste marine, sempre più ricercate, è di riuscire accoglienti, conservando tutto il fascino di una natura splendidamente genuina. In Maremma è l'ultima scoperta e ha già rinomanza internazionale. Un centro di soggiorno modernamente organizzato, una spiaggia a breve distanza da Castiglione della Pescaia. Così, avviato il cammino dalla Miata, possiamo dire di aver conosciuto questa terra nei suoi aspetti più vivi, nelle sue opere e nei suoi riposi. Autunno inoltrato, ma i bagnanti venuti dal nord trovano tuttora che la maremmana riva del sole è stupenda immagine dell'Italia, il paese del sole.